La fine del girone d'andata porta a fare i bilanci. Cominciamo dal miglior giocatore, secondo i tifosi del centro di coordinamento che raccolgono punteggi alla fine di ogni partita. Il miglior giocatore di questo girone di andata si è laureato Stefano Gori, il portiere, che ha difeso, nonostante i 24 gol subiti, bene la porta, tanto da lasciarla inviolata per 6 volte. Con inglesismi viene definito questo comportamento clean sheet. Il secondo giocatore è l'attaccante di Carmine, che lo segue quasi a rosa, a 10 punti di distacco, 72 contro 62, Samuel Di Carmine. Il terzo invece è Simone Santoro, un centrocampista, praticamente coperte le zone più importanti del campo, cioè la difesa, l'attacco e il centrocampo. Al quarto e al quinto posto il centrocampista Christian Kwan, che nelle ultime gare non ha giocato, e il difensore Christian Dell'Orco, che è un esterno sinistro e in alcune gare ha pure giocato da regista centrale della difesa. Nelle ultime 2 giornate ha vinto le 2 tappe il Francesco Lisi, che è l'esterno, il quinto di sinistra, che ha segnato in queste 2 ultime gare 3 gol, quindi ha rispolverato anche quello che molti tifosi credevano avesse perso, cioè la capacità di fare dribbling e assist, e dare con i dribbling anche la superiorità numerica ai propri compagni. Per quanto riguarda la classifica, il Perugia, lo sapete, resta sempre in zona retrocessione con 19 punti, però c'è da dire che dopo l'avvio davvero da infarto di 4 punti in 9 partite, nelle ultime 10 gare il Perugia ha conquistato 15 punti con una media di 1,5 a partita. Siccome molti pongono la salvezza tra i 48 e i 50 punti, perché ci sarà battaglia piena con squadre che magari oggi nemmeno se lo aspettano, il Perugia, se mantenesse la media di 1,5 a partita, arriverebbe sui 47-48 punti. Dunque, sperare non è più un atto di fede, come mi piace ricordare, ma una possibilità tra le tante.